Presidente dell'associazione Cupido Organization. Ecco, voi date sorriso in questa area che era prima degradata a questi ragazzi, ecco. Sì, quest'anno fanno 12 anni che ci occupiamo di questo pezzo di spiaggia e facciamo tanti servizi per la comunità, tutti senza scopo di lucro, solo per il divertimento dei bambini, degli anziani diversamente abili. Facciamo tantissimi servizi, soccorsi in mare, pulizia, facciamo di tutto. E si sta creando un bell'ambiente, veramente pulito, di persone che si fanno divertire, che sono veramente una comunità, finalmente una comunità unita. Ecco, questa zona è la Capannina, giusto? No, qui è zona Sorgente, la spiaggia la Capannina. Vi siete presa a cuore, ecco. Sì, ormai ce l'abbiamo nel cuore questa spiaggia, perché anche è rimasta, diciamo, l'unica spiaggia rimasta al centro cittadino. E quando sono arrivato io qui, in questa spiaggia era degradata, era proprio veramente pericolosa, era devastata, una discarica praticamente a cielo aperto. Quando sono arrivato a questa spiaggia ho deciso di prenderla a cuore, di pulirla, curarla, perché meritava veramente di essere pulita e curata. E insieme alla nostra associazione, i volontari, tutte le persone comuni, i cittadini, abbiamo contribuito un po' economicamente, tramite fondi, tramite cose, abbiamo realizzato quest'area veramente meravigliosa per tutti, di cui possono beneficiare tutti praticamente. Oggi i cittadini reggini cosa dicono? Che vi dicono? Sono molto soddisfatti, contenti, complimenti per l'abbellimento, le piante ornamentali che abbiamo piantato, la protezione in legno realizzata in comunità con i cittadini per proteggere i bambini, no, che attraversino la strada, le strutture, diciamo, le passerelle per i disabili posizionate per dare modo a chi non può camminare di arrivare tranquillamente in spiaggia. Abbiamo anche messo dei cartelli appositi per parcheggiare per le persone disabili e le accompagniamo noi quando arrivano qui fino in spiaggia e li tuteliamo in tutti i modi, come tuteliamo l'ambiente, la fauna ittica e tutto quello che c'è. Voi ci siete 365 giorni all'anno? Sì, noi siamo qui tutto l'anno praticamente, estate e anche inverno. Inverno un giorno sì, un giorno no siamo qua, perché le mareggiate, il vento, le cose portano sporcizia e noi puntualmente un giorno sì, un giorno no siamo presenti sempre qui a controllare, a tenere pulito, a non far riversare rifiuti. È tutto quello che vedete oggi. Oggi voi a chi ringraziate? Io ringrazio in primis tutti i cittadini e i contribuenti che hanno partecipato economicamente con piccole donazioni all'associazione, che ci hanno permesso di esaudire, diciamo, un po' il desiderio dei noi volontari. Poi vorrei ringraziare, se me lo concede, il sindaco, perché negli anni passati, quando abbiamo avuto bisogno di lui, ci ha ascoltato e ha risposto alle nostre richieste riguardante la spazzatura, riguardando il tunnel, riguardando altre cose, e ha risposto. Dove lui non è arrivato, ci siamo arrivati noi, con le nostre fatiche, abbiamo acquistato una pompa per aspirare l'acqua quando vengono le alluvioni, anche d'estate, e ci operiamo noi per far poter godere a tutti di questa splendida spiaggia. Ecco, in una zona degradata come questa c'è un'associazione che si adopera a mantenerla pulita, ecco. Sì, fortunatamente sì, ed è un paio d'anni che lo fanno, sinceramente lo fanno anche bene. Stanno migliorando di anno in anno. Ecco, si viene qua anche per aiutare questa associazione? Assolutamente, assolutamente. Sì, noi siamo anche promotori, insomma, di questa associazione, cerchiamo, insomma, di aiutarli più che possiamo. Se è possibile fare qualcosa anche qua, cerchiamo di farlo con piacere. Ecco, voi amate la vostra città? Assolutamente sì, anche se io non sono di qua, però lo stendo nonostante tutto, la amiamo, perché è giusto e corretto da parte di tutti, dovrebbe essere, non solo da parte nostra, da tutti quanti, stare attenti e stare attenti che non si sporchi tutto quello che è messo a disposizione, se poi lo sporchiamo non va bene. Infatti, i sacrifici che fa, i grandi sacrifici che fa Leandro, ce ne fossero di lui. Assolutamente sì. Assolutamente.